Oh, ciao a tutti ragazzi, ecco che cosa andiamo a vedere oggi. Queste sono delle carte, le prime carte da gioco create da Nintendo. Questo è un mazzo di carte chiamato Hanafuda. Queste sono delle carte giapponesi e vennero create, diciamo, non sono state create da Nintendo perché la tradizione giapponese comunque è lunga. E in origine si dice furono state create nel 1550 tramite attraverso quella che fu le tratte create dai portoghesi. Praticamente si trattava di un gioco portoghese. Le varie navi portoghesi che arrivarono in Giappone furono tra le prime che arrivarono in Giappone. E portarono un gioco che era molto diffuso tra i marinai, che poi venne diciamo modificato dai giapponesi. Sono delle carte molto molto piccole e dopo vi spiegherò anche per quale motivo si presentano così piccole. Però diciamo che nel 1889 queste carte furono le prime prodotte su larga scala da Nintendo. Quindi questo è il primo mazzo di carte, il primo prodotto che ha portato alla nascita di Nintendo. Infatti, come vedete, queste sono carte Nintendo. Queste sono delle carte commemorative create appunto sulla base di Nintendo. E adesso andiamo un attimo a vedere come si presentano, come sono fatte. Andiamo ad aprire la confezione. Allora, la confezione creata da Nintendo è veramente molto molto simpatica. Come potete vedere, appunto, c'è un pulsante scritto push sia sotto che sopra, sopra il quale si apre appunto e si ritrova la confezione. Apriamo da sotto perché vedo che da sopra. Oh, eccola qua. Allora, io le ho già aperte ovviamente, queste si presentavano chiuse dal sigillo di garanzia qua sotto, ok? Il sigillo si trovava sopra, io per praticità non sono voluto andare a rovinare togliendolo direttamente da qui, quindi ho collato un po' il sigillo e ho la scatolina ancora integra. A parte questo, come vedete, sono totalmente in giapponese, per cui non ci sono grosse rilevanze sulla scatola. Qua ci sono delle immagini su quelle che sono le varie tipologie di carte, perché ci sono di vari tipi di colori. Queste sono la variante più commercializzata. Andando ad aprire, un'altra cosa. Queste sono appunto delle carte che sono state fatte adesso in questo periodo per la celebrazione. Adesso no, non mi ricordo, no, nel 2019 per celebrare appunto i 120 anni della nascita della Nintendo. 120 anni, no, 140 anni, scusate. Insieme a quelle sono state prodotte anche delle altre carte ispirate ai personaggi Nintendo. Ecco, quelle io non le ho trovate perché erano una cosa solamente del Nintendo Club e sono andate a ruba. Però erano disponibili le carte, le cartoline, queste qui, che vi fanno vedere un po', che vi faccio vedere per farvi capire un attimo com'erano queste carte. Ecco, queste hanno la forma delle carte Hanafuda ispirate ai personaggi Nintendo, per cui c'era Mario e poi c'era Yoshi,
Poi andiamo a vedere anche gli altri. La principessa Peach, Donkey Kong, qua abbiamo Calamarco e qua abbiamo Luigi con il maniero e qua abbiamo Mario invece gatto e Mario che schiaccia un Goomba. E queste erano alcune delle immagini delle carte Hanafuda in questa dimensione. Purtroppo, appunto, ripeto, queste non sono riuscito a reperirle. Però andiamo a riguardare le nostre carte. Allora, apriamo il nostro mazzo e ve le faccio vedere una a una. Innanzitutto, cosa c'è da dire? Questo gioco è un gioco molto simile alla scopa. Non vi spiegherò le regole del gioco perché purtroppo io non sono... Cioè, diventerebbe veramente troppo lungo spiegarvi tutto quanto. Anche perché vi dirò, non sono in grado nemmeno io di capire ancora perfettamente questo gioco. Sto cercando di impararlo, ma non è semplice affatto, soprattutto perché, come vedete, le istruzioni sono totalmente in giapponese. Queste sono le varie istruzioni. E no, non è, diciamo, molto accessibile. Andando a cercare un po' in internet, ho cercato di informarmi e capire un attimo su come si basava questo gioco. E come vi dicevo, appunto, è un gioco che si ispira alla scopa. Le carte, queste carte qui, come vi dicevo, hanno delle dimensioni piccole proprio per la loro natura storica, perché si dice che ci sono due informazioni a riguardo. Una dice che sono così piccole perché si adattavano alle dimensioni minute delle mani dei giapponesi. Un'altra invece versione dice, una più probabile, che appunto essendo un gioco che veniva dai marinai portoghesi, le carte da gioco furono rifilate più volte perché ovviamente essendo molto consunte furono tagliate sui bordi per evitare che si distruggessero del tutto, per cui arrivarono in questa forma così piccola. Poi i giapponesi le mantennero così piccole. E sono delle carte molto più spesse rispetto alle carte tradizionali occidentali. Come vedete, non si piegano perché sono fatte di un cartoncino molto spesso. E come sono suddivise? Allora, queste carte che si chiamano Hanafuda. Con queste carte si possono fare diversi tipi di giochi, come è normale, anche succede anche nelle carte da gioco occidentali. Il gioco più diffuso è il gioco Koi Koi. Il gioco Koi Koi, appunto, è, come vi dicevo, una sorta di scopa. Il mazzo di carte Hanafuda è composto da 48 carte diverse di 12 semi. I 12 semi sono i mesi dell'anno, quindi ogni seme è composto, quindi ogni mese, quindi abbiamo gennaio, febbraio e così via, ogni mese è composto da 4 carte. Ci sono diversi tipi di carte, quindi ci sono le carte normali, i nastri, gli animali e le carte potenti. Bisogna nel gioco abbinarle di volta in volta per cercare di creare delle forme, no? Non è una cosa semplice, soprattutto appunto dato che non è un gioco non è un gioco tradizionale occidentale, quindi è un qualcosa di a noi un po' poco conosciuto. Non c'è una persona che vi possa insegnare il gioco Koi Koi fatto con le carte Hanafuda che sia un occidentale, insomma non è distribuito su larga scala qui. Però vi dirò, la loro natura così piccola
e le carte fatte così sono molto particolari e sarebbero molto belle anche da riscoprire qui da noi. Comunque andiamo un attimo a vedere queste nostre carte da gioco. Ve le faccio vedere una a una. Allora, come vi dicevo, queste sono già tutte quante in ordine per mese e quindi queste sono le quattro carte di gennaio, ok? Andiamo a vederle e così via. Ve le faccio vedere una a una. Allora, una, due. Queste vedete sono molto simili, però hanno dei semi. Qui non avrò molto da dirvi se non farvi appunto vedere proprio a livello di cronaca quelle che sono tutte quante le carte Hanafuda disponibili nel mazzo. Come sentite? Questa tendenza a schioccare quando si scontrano tra di loro. Sono esteticamente molto molto belle, tant'è che appunto io ho acquistato due mazzi, uno dei quali appunto avevo intenzione di trasformarlo in una sorta di quadretto, quindi mettere tutte quante le carte assieme su un quadretto, messo proprio in una forma rettangolare e farci un bel quadro, perché vedete sono davvero molto 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 belle, i disegni sono fatti davvero benissimo. E questi sono i disegni originali del 1800, cioè fatti dal punto delle carte Nintendo del 1889. In realtà sono i disegni proprio creati ancora nel lontano 1550, quando venne creato il gioco. Poi ovviamente cambiarono nel corso del tempo, però mai troppo, perché sappiamo che i giapponesi sono molto tradizionalisti, per cui queste carte diciamo che sono un emblema storico della storia proprio anche giapponese. E queste appunto sono le carte Hanafuda giapponesi create da Nintendo. E attualmente queste carte non sono molto, sono difficili da reperire. Io le ho recuperate su Amazon qualche tempo fa. Adesso proverò a vedere se sono ancora disponibili. Magari vi lascio il link qua sotto in descrizione, e se no appunto dovete provare a vedere se riuscite a recuperarle magari su un qualche store giapponese che fa importazione, però il loro costo non deve essere superiore ai 20 euro, perché in realtà queste carte non costano sui 15 euro, non costano più di tanto, sono delle carte piccole, poi alla fine ovviamente ci si mettono i costi di importazione. Fate attenzione perché, come vi ripeto, ci sono alcuni store, alcuni venditori che incominciano a distribuirle a 40 euro. Perché? Perché sono delle carte prodotte in quantità limitata. Quindi appunto è bene se riuscite a recuperarle, non farvele sfuggire. E con questo appunto vi dico, per quel che riguarda le carte Hanafuda di Nintendo è tutto. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete mi piace e iscrivetevi al canale, visto che appunto
A voi non costa niente, però a me fa felice se io riesco ad avere più iscritti possibile, perché così almeno io riesco a condividere con voi tutte quante le mie passioni molto più facilmente. Visto che appunto se vi iscrivete al canale avrete le notifiche dei vari video che io andrò a pubblicare senza che debba andare a pubblicarle io per forza sui vari gruppi. E con questo appunto è tutto e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!